mi si era fu so che in anno stare se i do mai cresce in la grazie di nome cresce dominio da ragazzo chiamando Ronnie Rodney. Quello era Rodney Rodney, era lì. Questo pazzo malato di mente cosa ha fatto? Mi ha hackerato l'account di YouTube. Infatti adesso gli sto per scrivere: ma sei stato tu? Ok, gli ho scritto, adesso vi faccio vedere, raga. Guardate cosa ha messo nel post community. C'è la sua foto di me. Ma Dio mio, è una cosa dell'ultimo minuto. Ha, piaciuto, mi ha scritto piaciuto a me. Madonna, non posso scrivere brutte cose, ma guardate, ho mille cose da dirgli, tantissime cose, perché non lo sopporto proprio. Ma scusate, come stai zitto, vai su questo sito? Perché? Che cos'è? Oh, io ci vado, poi dopo non lo so cosa succede. Raga, ma che cavolo? No, fermi un attimo. Cioè, dovete sentire sta cosa, raga, sentite che cosa brutta, che musica è sta qua? Cioè, allora, praticamente questo è un tizio, cioè un sito che si chiama Suoni Strani per Persone Strane. Ma che cavolo di problemi ha? Ok, io sto cercando di diciamo di decifrare quello che c'è scritto. Vabbè, ovviamente in inglese. E effettivamente qua c'è scritto che tipo sono andato nel basamento, tipo di casa mia, dove il mio amico maniaco con degli elettronici, cioè era praticamente un maniaco tipo di graffiti elettronici, che non so che caspita di cosa sia. Scusa, io non capisco perché mi ha mandato questa cosa. Raga, ho aperto questa, che cos'è? Ho schiacciato qui, scusate un attimo. Cioè, è tipo una storia interattiva, ma che cavolo. Dice, se loro non vedono la felicità in questa foto, beh, loro almeno dovrebbero vedere il nero. Raga, ho scaricato qualcosa. Elemento è stato codificato in un formato non sopportato. Cioè, questo è praticamente un video. Aspetta, andando avanti? Io ho paura di schiacciare, raga, congratulazioni. Ok, questo sito me lo dovrò vedere in pace, perché non sto capendo molto che cosa sta succedendo. Allora, ma scusa, non sto capendo cosa dovrebbe essere. Posso almeno caricare i video, gli ho chiesto. Puoi caricare i video, mi scrive. Devi capirlo tu e i tuoi iscritti. Finché non lo capite, io non ti lascerò in pace. Ma tu sei fuori di testa? No, raga, allora, per favore, aiutatemi, per favore. Io non ce lo voglio più avere, sto signore qua. Questo pazzo psicopatico che, ricordiamo, secondo me non è Rodney Rodney, ok? Cioè, secondo me non è lui. Però comunque può essere un hacker e quindi dobbiamo cercare di capire insieme e cercare di svelare questo mistero, questo intreccio. Ovviamente nei commenti scrivetemi, vi prego, aiutatemi, perché qua io non voglio avere questo pazzo. Ho sentito qualcosa, che cos'è? Rodney! Ok, è passato un po' di tempo, io intanto sono uscito fuori, cioè proprio fuori di casa, me ne sono andato. Ho fatto altre cose perché non volevo stare in casa, perché da quando ho visto quella cosa io non ho più voluto stare in casa. Cioè, ma ci rendiamo conto? Quello era Rodney Rodney che se ne stava beatamente lì e che era letteralmente lì, raga, era lì. Non so se ci rendiamo conto, era lì. E poi soprattutto scrivetemi nei commenti se vedete qualcosa, perché io è da un po' di tempo purtroppo che ho, come dire, delle fra virgolette paranoie, ok? E non solo, non credo che siano semplici paranoie, secondo me c'entra qualcosa con dei fantasmi. E mi sento ridicolo a dirlo. Fantasmi, demoni, io non so che caspita siano queste cose, ma... E non so che cosa c'entri con Ronnie Rod... Aspetta un attimo, glielo chiediamo. Ronnie, c'entrano qualcosa con te, i fantasmi? Ah, il mio nuovo piano funziona, vedo. Ricorda, la magia è l'unica cosa che può aiutarti ad allontanarli ora. Scusa un attimo, ma questa cosa è veramente senza senso. Allora, Ronnie, non prendermi in giro, diciamo. Ti ho mandato una fattura, una maledizione. Devi superare tutti questi livelli ormai. Cosa succede se non li supero? Questo è meglio che tu non lo sappia ora? Scusami? No, aspetta, cioè questa è praticamente una minaccia, ragazzi, ma ci rendiamo conto?
Ma oh! No, ma mi fa arrabbiare, raga. Ma come si. Cioè, è come se io vado, non lo so, in giro a minacciare la gente. Cioè, questo qua non può minacciarmi e mandarmi le maledizioni che, peraltro, secondo me, non esistono. Ovviamente. Posso chiamarti? E qua, raga, io ho molta paura. No, non ancora almeno. Non mi interessa, io ti chiamo. Raga, sto chiamando Ronnie Rodney. Raga, mi ha risposto. Ronnie? Raga, ma perché sto ascoltando. Perché sto sentendo sta musica? Ma raga, ma mi sta prendendo in giro, ma che problemi ha? Ehi, Ronnie! Ronnie! Pronto? Ronnie! Ronnie, ma perché hai messo sta musica? No, 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 Ronnie, Ronnie, allora no. Allora, se fai così però non va bene, perché tu mi stai minacciando, mi hai preso l'account YouTube, io cosa devo fare? Dimmi un po'. Ma, raga, ma è assurda questa mazza. Ok, sei ridicolo, vai a. Ti avevo detto che non era ancora il momento. Sì, ho capito, ma non è che mi devi prendere in giro così a caso. Adesso io lo scrivo. Cioè, ma mi stava letteralmente prendendo in giro. Mi ha messo quella musica che è tipo una musica da gaming, che peraltro molte persone conoscono. E poi cosa c'entra? Cioè, ma mi prendi per il culo? Cioè, ma, raga, mi stava prendendo letteralmente in giro. Cioè, non sto affatto scherzando. Cioè, era letteralmente una presa in giro. Non sto scherzando. No, ragazzi, adesso che non esistiamo, che ne vedi. Ai barra se salva ni se se crova ora qui non lo va ni so io si dico la ogni da era si si pervo o lo va allora se per nascere ni tefen e crepeta se ne pena so che ti ne mo che ne vai voi mette a virx io e ne mai ste ferasne poi di o solo a taglia bisito minu era se berto passo questo feruppo. A virrai ne mai ste fe o nu e come diventa rinnorerare ogni d'ore crescio mero a dieco. Ok, io ovviamente vi ringrazio per aver visto questo video. Mi raccomando, contribuite nei commenti, scrivetemi ciò che ne pensate, scrivetemi se trovate dei segreti anche riguardo a quel sito, anche perché avete il link che, vi ripeto, è questo qua, se non lo sapete, vabbè, insomma, comunque l'avete visto anche prima, eccolo qua. E ovviamente scrivetemi, mi raccomando, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanellina, lasciate like. Tre cose che vi proteggono, no? Sapete, no, che c'è quel cerchio magico di tre che vi protegge se lo fate. Mi raccomando, fatelo, per favore, grazie.